Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Emergenza maltempo e il bilancio di danni. Piogge di eccezionale intensità ma diffuse su tutta la Campania la scorsa notte e stamattina, ma nessuna bomba d'acqua localizzata. Il maltempo sta creando disagi nella regione, per lo più nell'area nord di Napoli, tra il Casertano, il Giulianese e a sud del capoluogo, in particolare a Torre Annunziata, dove la Protezione Civile regionale ha inviato squadre di volontari per diversi allagamenti. A causa del rischio frane legato alla criticità idrogeologica del territorio, permane lo stato di allerta arancione. I pluviometri hanno fatto registrare intense precipitazioni ovunque, anche se al momento non si registrano altro che interventi per liberare garage scantinati e sottopasso allagati dall'acqua e dal fango. Pioggia battente, vento di libeccio e mare mosso, giornata dal sapore autunnale anche a Capri, costretta nuovamente a fare i conti con i disagi del maltempo. È slitta mercoledì l'apertura delle scuole nel comune di Qualiano, alla periferia nord di Napoli, a causa del maltempo, a dirlo con un'ordinanza il sindaco Ludovico De Luca. Passa ad arancione a gialla l'allerta meteo in Campania fino alle 8 di domani mattina. Lo ha annunciato la Protezione Civile, che ha anche avvertito le amministrazioni locali, gli enti competenti, che stanno circolando in rete false allerte meteo e quindi di attenersi scrupolosamente ai comunicati ufficiali, agli avvisi diramati dalla sala operativa regionale e agli aggiornamenti pubblicati sul sito della Regione Campania. Il maltempo, caratterizzato dalle forti piogge della scorsa notte, sta interessando ancora la provincia di Avellino, in particolare le zone Forino e Montoro. In quest'ultima località, una slavina nella frazione Parrella ha bloccato la celebrazione di due funerali. Le violente precipitazioni hanno causato smottamenti e movimenti franosi di lieve entità, determinando, a causa della presenza di acqua e fango sui binari, la soppressione delle corse ferroviarie tra Avellino e Napoli, che sarebbero dovute partire da stamattina per un periodo sperimentale di 2 mesi. A Napoli, mattinata, difficoltà di attracco per alcuni natanti, ma la situazione è in rapida e positiva evoluzione, come conferma Renato Zurlo, caposervizio operazioni della Direzione Marittima della Campania. La situazione meteorologica è tendenzialmente rivolta al miglioramento, sia a livello generale, sia a livello specifico, a livello marittimo. Ciò non di meno è da segnalare che nelle scorse ore ci sono stati dei rallentamenti nei collegamenti marittimi, segnatamente agli aliscafi che in qualche occasione hanno subito dei salti di corsa. Mi riferisco principalmente alle corse per Capri e per Sorrento. E come le condizioni meteo hanno segnalato un leggero miglioramento graduale e un tendenziale miglioramento per le ore che ci porteranno a domani. Ciò non di meno si informa e si invitano tutti gli utenti del mare e tutti i cittadini in generale a fare attenzione e a non sottovalutare quella che potrebbe essere l'allerta meteo che sta per terminare. Bisogna salvaguardare i nostri territori, il governo deve decidere e ha la possibilità di farlo. Da qui a 20 giorni deve scrivere la manovra economica finanziaria e decidere se in questo paese sono più importanti i manager delle banche venete e gli F-35 oppure è venuto il momento che finalmente vengano prima i cittadini, i territori, il paesaggio, la natura, la cultura, i giovani. Lo ha detto Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, in merito alle misure del governo a favore degli enti locali, anche parlando dell'emergenza maltempo che ha colpito l'intera Italia, provocando danni e perdite di vite umane. Blitz anti piazze di spaccio nel rione Traiano di Napoli, dove i carabinieri di Bagnoli hanno bloccato ed arrestato per spaccio un giovane di 24 anni, Davide De Luca, già noto alle forze dell'ordine. Il pusher è stato sorpreso mentre stava vendendo delle dosi di amnesia ad alcuni ragazzi, poi segnalati al prefetto come assuntori di droghe. Addosso De Luca aveva altra droga dello stesso tipo, che è stata naturalmente sequestrata. 7 persone invece sono state denunciate per violazione dei sigilli. I militari li hanno bloccati in 2 scantinati già sequestrati all'inizio dell'anno, cui avevano fatto nuovamente installare dei cancelli blindati per rallentare i blitz delle forze dell'ordine. 2 Kalashnikov, 7 pistole caricatori, oltre 500 cartucce, passamontagna e 8 etti di hashish, e quanto i carabinieri hanno scoperto e sequestrato a Castellammare di Stabia. 2 borsoni con Kalashnikov, pistole e revolver, caricatori, cartucce, passamontagna e 8 etti di hashish sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri in un rudere nascosto dalla vegetazione, a Rione Moscarella, a Castellammare di Stabia. La droga ritrovata è stata distrutta, invece le armi sono state inviate al RACIS di Roma per gli esami balistici e per verificarne l'eventuale precedente impiego in episodi di intimidazione o di sangue.
A Secondigliano, invece, nelle case celesti, i carabinieri hanno sequestrato droga di tutti i tipi. I militari hanno fatto irruzione nei palazzi e hanno scoperto il nascondiglio della droga destinata alla piazza di spaccio del complesso di edilizia popolare, l'area che è sottoposta all'influenza del clan dei Marino. Il nascondiglio si trovava sull'ultimo pianerottolo all'interno di un contenitore di metallo ad apertura telecomandata, in un intercapedine a fianco del vano ascensore. Nello stesso momento, sui gradini San Matteo a Toledo, nei quartieri spagnoli, i carabinieri hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti Vincenzo Esposito, un 53enne del luogo già noto alle forze dell'ordine, che è stato trovato in possesso di 3 involucri contenenti circa mezzo chilo di marijuana, tenuta nascosta nel vano contatore. Compie 90 anni uno dei più giovani partigiani delle 4 giornate di Napoli, Antonio Amoretti, presidente provinciale di Ampi Campania, festeggia con la medaglia d'oro della città di Napoli, conferitagli dalla sindaco De Magistris. Non mi aspettavo, ha detto, questa accoglienza e tanti amici e compagni. Amoretti soprattutto spiega di essere emozionato perché è stato raggiunto un accordo per la realizzazione del museo delle 4 giornate con l'assegnazione di alcuni locali nella galleria Principe Umberto. Aeroporto di Capodichino sempre più efficiente a misura di passeggeri. A partire dalla mezzanotte del 12 settembre entra in vigore presso l'aeroporto internazionale di Napoli Capodichino la zona traffico controllato denominata Bacio al Volo, un sistema integrato di telecamere e orologi digitali che guiderà tutti coloro che si recheranno in aeroporto verso le zone di sosta breve, 10 minuti teso a contrastare la sosta selvaggia e rendere sempre più fruibile la viabilità dello scalo partenopeo, così Fabio Pacelli della direzione servizi al passeggero. La ZTC è un dispositivo di traffico finalizzato a rendere più fluido e sicura la viabilità dell'aeroporto di Napoli. Non è una novità negli aeroporti italiani ma anche all'estero e attraverso l'utilizzo di tecnologie si cerca di controllare il tempo che gli utenti passano lungo la viabilità. Nel caso di Napoli la ZTC è stata realizzata grazie a una convenzione tra Aeroporto di Napoli, ENAC e Comune di Napoli. Gli introiti delle sanzioni andranno al Comune di Napoli e la GESAC ha messo a disposizione l'investimento in sofisticate tecnologie che grazie al loro utilizzo permettono il controllo di questa tempistica. Un meccanismo semplice è segnalato da molteplici dispositivi che si affianca alla già numerosa area di sosta presente nell'aeroporto di Napoli, un meccanismo virtuoso teso a diminuire i tempi di accesso e al rispetto reciproco. Circa i dettagli, così Giuliana Orlando, responsabile parcheggi e viabilità dell'aeroporto internazionale di Napoli. La ZTC è una zona a permanenza limitata che consente il transito dal momento del passaggio sotto il portale d'ingresso fino all'uscita libero per 10 minuti. Per chi viene ad accompagnare un passeggero in partenza o a prendere un passeggero in arrivo sono a disposizione dei stalli fronte partenze sul viale di uscita. Il tempo viene rilevato da dispositivi elettronici, telecamere e orologi presenti lungo tutta la viabilità aeroportuale. Per chi ha necessità invece di attendere più di 10 minuti, sono a disposizione i parcheggi dell'aeroporto di Napoli con tariffe a partire da 1,50 euro per i primi 30 minuti al parcheggio coperto P3. Un pensiero al terremoto del Messico e a tutte le vittime dei recenti eventi sismici dalla spiaggia di Positano, firmato dal celebre musicista inglese Nyman. Sono orgoglioso di essere rappresentato a Positano, premia la danza. In una spiaggia grande gremita si è svolta la 45esima edizione di Positano Premia la Danza, il premio del settore più antico del mondo dedicato a Leonid Massin, diretto da Laura Valente, organizzato dal Comune di Positano e sostenuto dalla Regione Campania. A Giri Chiliano, uno dei più grandi coreografi viventi, ha dato il premio alla carriera. L'artista è stato rappresentato da Sabine Kuffenberger, sua compagna e musa, e da un video antologico da lui stesso realizzato. Emozione anche per il corto Il ritmo del sisma, inviato dal musicista Michael Nyman, premio musica per la danza e dedicato alle vittime dei recenti terremoti. Protagonisti dello spettacolo le giovani stelle campane del mondo, Luigi Crispino e Gabriella Galluccio, che sono stati molto applauditi per le loro esibizioni tra i tanti artisti provenienti da Canada, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Russia, Spagna e Stati Uniti.
Premio speciale Alta Formazione Luca Vespoli, andata Aurelio Tommasetti, magnifico rettore dell'Università di Salerno, sul palco per premiare gli artisti, anche Sebastiano Maffettone, consigliere culturale del governatore De Luca, Michele De Lucia, sindaco di Positano, e il direttore della giuria internazionale Alfio Agostini. È un premio speciale, è un'altra iniziativa importante. La Madonnina del Vervece è una statua di bronzo che fu posta alcuni anni fa a 12 metri di profondità su un piano roccioso nelle acque che contornano il piccolo scoglio del Vervece, a un chilometro dal porticciolo di Marina della Lobra di Massalubrense. Ogni anno a settembre è meta di un pellegrinaggio subacqueo per la celebrazione della cosiddetta Festa della Madonnina, in ricordo di chi in mare perse la vita. Nell'ambito delle celebrazioni di quest'anno, la giuria del premio Madonnina del Vervece, presieduta da Massimo Milone, responsabile di Rai Vaticano e composta tra gli altri dal giornalista Gaetano Milone, ha deciso di assegnare il premio al cardinale di Napoli Crescenzo Sepe. Il Vervece è diventato il simbolo delle persone che hanno perso la vita in mare, la Madonna del Vervece veglia su di loro ed è il simbolo della solidarietà umana. Premiato anche Carlo Gambalonga, giornalista, scrittore ed ex vice direttore vicario dell'ANSA. Questo è un premio che inorgoglisce perché viene dato in una città, in una località turistica alla quale io sono molto affezionato, mi sento massese d'adozione. Poi è un premio che riunisce il senso e l'amore per il mare, per la cultura, per il territorio e quindi è particolarmente apprezzato. Ha assegnato un premio anche al presidente del comitato notarile Dino Falconio. Avere un premio in una città come Massalubrense e un premio legato anche alla figura intramontabile di Enzo Maiorca, un premio a nome della Madonnina del Vervece, di questa Madonna sullo scoglio che sta qui a pochi passi, mi provoca davvero una grande emozione. E queste terre sono sempre cariche di fascino, di magia. Io sono legatissimo alla Sirenland, alla terra delle sirene, di cui Massalubrense è parte integrante insieme a Capri e a tutta la penisola, e l'ispirazione di alcune pagine del libro che poi questa sera mi ha consentito di ricevere il premio La Mattonella di Caravaggio è avvenuta proprio tra queste acque. Nel corso della serata sono stati consegnati anche attestati di benemerenza a quanti si sono prodigati per la tutela dell'intero ecosistema marino e per la diffusione e la devozione della Madonna sommersa del Vervece, protettrice della gente di mare. Alla presenza dell'assessore alla scuola Anna Maria Palmieri, del presidente della Sesta Municipalità Salvatore Boggia, di mammi, alunni e corpo docenti, ha riaperto i battenti la scuola dell'infanzia comunale Perasso di Ponticelli, rinnovata e ristrutturata negli ambienti. La riapertura di questa scuola è l'esempio migliore, ha detto l'assessore Palmieri, di una comunità cittadina coesa che crede nella partecipazione e nell'importanza della scuola. Dal giorno della chiusura nel 2015 ad oggi le mamme non hanno mai smesso di crederci, hanno accompagnato l'amministrazione nel percorso che ha portato al finanziamento con fondi comunali, ai lavori di messa in sicurezza, alla riapertura delle iscrizioni. I bambini hanno aule e laboratori rinnovati. Grande successo per il ritorno della Festa della Pasta di Gragnano IGP, boom di presenze fin dalla prima serata su Via Roma, simbolo della nascita stessa dell'attuale IGP. Proprio lì, infatti, un secolo fa, venivano stesi al sole filari di pasta che ne consentivano l'essiccazione. Sei i grandi chef che hanno cucinato per le tantissime persone e turisti che si sono riversati nella cittadina in provincia di Napoli: Alfonso Caputo, Luigi Salomone, Giulio Coppola, Andrea Napolitano, Giacomo De Simone e Mario Cinque hanno esaltato con le loro creazioni dedicate al tema pasta al pomodoro gli straordinari prodotti degli 11 pastifici aderenti al consorzio Pasta di Gragnano. Il ricordo più bello legato alla pasta nella sua vita? La pastina al pomodoro che faceva mia mamma mi è rimasta sempre nel cuore, nella mente, nei miei ricordi, e cerco di riportarla anche, dato che faccio il cuoco, anche ai tempi nostri. A casa della nonna, quando spezzava le candele, quindi stiamo parlando di una ventina di anni fa, spezzava le candele e facevamo pasta al sugo. Quando mi imboccavano da piccola? Perché? Questo ricordo mi è rimasto. È una coccola, è una coccola. C'era quel senso dell'attesa, della preparazione del pasto, no? E questo significava poi renderlo gradito alla famiglia, ai figlioli, ai mariti, eccetera.
Soddisfatti per il risultato raggiunto, il presidente e il direttore del consorzio Giuseppe Di Martino e Maurizio Cortese. I ragazzi sotto i 25 anni, 20 anni e anche sotto i 18 anni sono assolutamente innamorati della pasta e vogliono le ricette storiche, lo spaghetto al pomodoro, la carbonara, la matriciana. Questa città vive di pasta, ha vissuto di pasta e vivrà sempre di pasta. Gragnano è un'eccellenza mondiale, i pastifici Gragnano ormai hanno raggiunto già da tempo tutti gli angoli del mondo dove si cucinano nei migliori ristoranti, si cucina ormai la pasta di Gragnano, è presente nei più importanti ristoranti, nei paesi più importanti, quindi un grande successo di un prodotto, una delle nostre grandi eccellenze. Vediamo insieme ancora questo servizio. Si è vestita a festa la Basilica di Santa Maria di Piedigrotta per la celebrazione della nascita della Madonna, che come ogni anno si svolge dal 2 al 12 settembre. In occasione dell'affidamento della Chiesa alla Vergine, solenne concelebrazione con i sacerdoti del decanato, presieduta dall'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe. Una celebrazione particolarmente cara alla comunità locale che affonda le sue radici prima del 1200. Ma il luogo divenne leggenda del racconto popolare, che vuole che la Vergine del 1356, l'8 settembre, apparve in sogno a tre persone contemporaneamente: un tal Benedetto, prete di Santa Maria Cappellavecchia, a Maria di Durazzo, monaca di Castel dell'Ove, a un tal Pietro, un eremita, chiedendo loro di costruirle un tempio ai piedi dell'antica grotta in onore di Dio e suo. Si vuole ancora che proprio durante gli scavi per l'erezione di tale tempio venisse ritrovata la statua della Madre di Dio, che ancora oggi è venerata. Questa leggenda può ritenersi essere immagine alla storia, in quanto essa narra del desiderio della Vergine di avere un tempio degno della gloria di Dio, invece di un'umile cappella e di un'immagine, forse addirittura murale. Essa però non può essere storia, perché è documentabile, ed è certa, la preesistenza della cappella. Boccaccio riporta nel 1349 che la Madonna de Pederotto era a Napoli popolarmente invocata come giuramento. Tre maggiori animatori dell'evento, che negli anni era parte integrante della festa dei carri allegorici di Piedigrotta, l'attore Benedetto Casillo, che ha preso parte alla liturgia con il vice sindaco di Napoli, Raffaele Del Giudice. Bene, è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie come sempre per essere stati con noi. Ci vediamo alle prossime edizioni.